Volete un piatto unico, gustoso e veloce da preparare? Allora ve lo proponiamo noi. Oggi prepareremo una pasta con ragù di pollo e peperoni. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono il pollo che ho tagliato, il petto di pollo ci servirà, scusate, che ho tagliato a listarelle e in pezzettini piccolissimi. Ci sono 500 grammi. 350 g di penne e 400 g di peperoni rossi che ho tagliato in pezzettini piccolissimi, uno spicchio di aglio, 70-80 g di olive taggiasche tritate grossolanamente, del rosmarino secco o fresco a piacere e del sale, olio, pepe se volete. L'acqua per la pasta sta venendo a bollire e allora mettiamoci subito a cucinare che io ho già una fame. Mentre l'acqua per la pasta sta venendo a bollire, in questa ampia padella sto facendo rosolare con 2 cucchiai di olio uno spicchio d'aglio. Lo sto lasciando intero perché poi lo andremo a togliere. Andiamo ad aggiungere, visto che è già dorato da una parte, lo sto facendo finire di dorare anche dall'altra, il pollo. Vedete come l'ho tagliato a pezzettini piccolissimi? Così si cuocerà proprio nel lasso di tempo che andremo a cuocere anche la nostra pasta. Aggiungiamolo nella padella. Aggiungiamo subito il sale e il rosmarino. Mescoliamo bene e facciamolo cuocere bene. Continuate a cuocere il vostro pollo in questo modo, mi raccomando, fate asciugare bene tutta quest'acqua e poi trasferitelo in un piatto, eliminando l'aglio. Ho trasferito il pollo cotto in una ciotolina qui accanto a me. Ho aggiunto altri 2 cucchiai di olio di oliva nella stessa padella, perché questo è un piatto veloce che dobbiamo cucinare in 10 minuti, 20 e andare a tavola. Andiamo ad aggiungere i peperoni. Aggiungiamo subito 2 pizzichi di sale e anche questi ripassiamoli per una decina di minuti circa e nel frattempo attendiamo solo che venga a bollire l'acqua per la nostra pasta. L'acqua per la pasta sta bollendo, l'ho già salata, andiamo a buttare le penne e cuociamole al dente. Queste cuociono in 11, io a 10 minuti dalla, di cottura le scolerò. I peperoni nel frattempo hanno cotto benissimo, si sono belli rosolati, andiamo ad aggiungere il pollo. Le olive taggiasche. Facciamoli insaporire bene e poi non ci resta che scolare dentro la nostra pasta. La pasta è pronta, ha suonato l'allarme, andiamo a scolarla direttamente in padella. Io ho preso anche una tazzina di acqua di cottura. Lascio insaporire bene per qualche minuto in piatto e io vado a mangiarla che non vedo l'ora. Finiamo con un giro di olio a crudo e le nostre penne con ragù di pollo e peperoni sono pronte per essere gustate. Qui c'è un profumo che non vi so dire e io non vedo l'ora di andare a mangiare. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se la rifate anche voi, mi raccomando, aspetto le vostre foto e non vi perdete tutte le altre ricette presenti sul canale di Cucina con Agnese. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.